Buon pomeriggio a tutti, io sono Sebastiano Serpico, sono presidente della Scuola Superiore Ianua, vi do anch'io il benvenuto, sono molto contento di vedervi così numerosi, sia allievi della scuola sia pubblico esterno. E, niente, voglio essere molto veloce, rapido. Allora, ricordo ai ragazzi, agli allievi di Ianua, di fermarsi alla fine perché faremo con loro il dibattito, la discussione su questo argomento, e auguro a tutti quanti buona conferenza e ancora un benvenuto da parte anche della scuola Ianua. Grazie. Allora, il nostro primo oratore, anche la prima grossa domanda. Ma allora, gli italiani sono in via di estinzione o non sono in via di estinzione, professor Dalla Zuanna? Sentite? Ecco, adesso si sente. Intanto buonasera a tutti, naturalmente. Questa è una buona domanda perché apparentemente la risposta è sì. Perché la risposta è sì? Cioè, quando è che una specie animale, diciamo così, è in via di estinzione? Naturalmente è in via di estinzione quando il numero di nascite è inferiore al numero dei decessi. Cioè, se il numero di uscite, no, per morte è superiore al numero di nascite per un periodo sufficientemente lungo, un po' alla volta questa specie si spegne. E questo è inevitabile, cioè, la biologia ci dice questo. Chi è che studia biologia di voi? Sulla mano? O cose simili? Nessuno? Anche, ecco, funziona così di solito. Ce ne sono qua di biologi, solo che non alzano la mano per evitare rogne successive, ma non importa, va bene. Allora, però quando parliamo della specie umana, anche delle altre specie animali in realtà, ma specialmente della specie umana, in realtà le cose sono più complicate. Perché la variazione della popolazione non dipende solo dalla cosiddetta demografia naturale, ossia dalla differenza fra nascite e morti, ma dipende anche dalla variabile migratoria. Ossia, la specie umana è, tante altre specie, ma la specie umana in modo particolare, è stata sempre una specie migrante. Ossia, la variazione della popolazione all'interno di alcuni territori è sempre dipesa non solo dalle nascite, dai decessi, quindi da ciò che avviene a livello, chiamiamo, biologico, ma è dipesa fortemente anche dai movimenti migratori. Ed è dipesa quando le migrazioni, il saldo migratorio, cioè la differenza fra gli ingressi e le uscite era positiva, era negativa, cioè quando c'era più gente che usciva piuttosto di quella che entrava, sia viceversa. Allora l'Italia ha vissuto questi due grandi, l'Italia diciamo contemporanea, quindi possiamo dire dall'inizio dell'Ottocento, cioè da quando è cominciato a essere relativamente facile spostarsi. Cioè prima dell'inizio dell'Ottocento, quando non c'erano le ferrovie, quando ancora si viaggiava in nave solo a vela, gli spostamenti erano molto complicati, lunghi, complicati, difficili. Ma da quando si è cominciato ad avere i treni e ad avere la navigazione a vapore, le cose sono radicalmente cambiate. Da quel momento, a un certo punto, in tutto l'Occidente, in tutti quelli che adesso chiamiamo paesi occidentali, ha cominciato a diventare sempre più intensi gli spostamenti migratori. E in particolare l'Italia per un secolo intero, possiamo dire dal 1860, cioè dall'Unità d'Italia, anche prima in realtà, ma in modo intenso dall'Unità d'Italia fino al 1960 più o meno, è stato un paese di grandissime emigrazioni legate a cosa? Al fatto che durante quegli stessi anni avevamo un numero di nascite che era molto più alto del numero dei morti, e quindi si creava un surplus di popolazione in età lavorativa
perché non trovava nulla da fare in Italia, e questo accadeva specialmente in alcune aree del paese. Per esempio, nel censimento del 1881, chi ha fatto il censimento si è accorto che a Milano metà dei milanesi non era nato a Milano. Cioè, i primi grandi spostamenti sono stati dalle valli, dalle campagne verso le città. Queste città che sono cresciute, no? Come è cresciuta anche Genova, non tanto in quel periodo quanto più dopo, ma ci sono stati questi grandi processi di inurbamento, nello stesso tempo processi di spopolamento, tutte reazioni alla modernizzazione, al cambiamento dell'agricoltura, all'arrivo dell'industria e nello stesso tempo alla possibilità anche di spostarsi. Ok? Questa cosa appunto in Italia è accaduta per un secolo. Dal 1860 invece al 1980 diciamo che queste grandi migrazioni sono molto diminuite o addirittura sono cessate. Sì, ce n'erano ancora, specialmente in alcuni luoghi, ce n'erano molte interne all'Italia, specialmente dal sud verso il nord del paese. È stato anche il periodo in cui anche Genova ha conosciuto un arrivo con le grandi industrie, no? Specialmente quelle di Stato che c'erano qua a Genova, un sacco di gente è arrivata, ma nello stesso tempo però i flussi verso l'America, l'Australia, altri paesi sono diventati meno intensi, fino quasi ad annullarsi nel corso degli anni 70 e 80. Ma dagli anni 80 in poi le cose cambiano. Il primo editoriale di qualcuno che si è accorto che in Italia stavano cominciando ad arrivare persone da altri paesi, se non ricordo male, l'ha scritto Romani Prodi nel 1979, segnalando che nelle officine reggiane cominciavano ad esserci operai di colore, quindi parliamo di poco meno di 50 anni fa. Okay? Ecco, e da quel momento là in poi l'Italia ha cominciato a diventare un paese attrattivo per persone che vengono da fuori. Allora, siccome da quello stesso periodo è cominciata a calare fortemente la natalità in Italia, noi abbiamo ormai da 40 anni l'Italia che ha meno di un figlio e mezzo per donna. Quanti figli ci vogliono per donna perché la popolazione riesca a rinnovarsi senza migrazioni? Dai. Scusi, non siete la crema dell'Università di Genova voi? Non mi rispondete a sta roba? Due, bravissima. Ecco, due. Ovvio, no? Perché i due genitori partoriscono due figli e questi figli poi sostituiscono i genitori nella generazione successiva. Se abbiamo un figlio e mezzo, la generazione successiva avrà il 25% di persone in meno, se non ci sono migrazioni, giusto? In Italia invece in questi ultimi 40 anni non c'è stato un calo di popolazione in età lavorativa, anche grazie all'arrivo di un sacco di gente da fuori, e la gente che arrivava da fuori era per lo più in età lavorativa o i figli di questi. Quindi per ora, almeno fino ad oggi, si è riusciti a mantenere un numero di persone in età lavorativa, diciamo fra 20 e 64 anni, tanto per dare una fascia, che non è diminuito nel tempo. Quindi non abbiamo un segnale chiaro di un processo di estinzione della popolazione italiana. E guardando al futuro, e ho finito perché non è che devo fare le prediche, guardando al futuro si vede che se nei prossimi anni ci saranno flussi migratori simili a quelli che ci sono stati in Italia nel primo decennio del secolo, la popolazione in età lavorativa potrà restare pressoché costante. E perché insisto su questa popolazione in età lavorativa? Perché è quella che manda avanti la baracca, che permette al welfare di essere equilibrato, permette di pagare diciamo le pensioni e la sanità eccetera alle persone che non possono più lavorare, e permette di pagare la scuola, l'università eccetera alle persone che ancora non possono lavorare. Quindi capite perché, ecco, detto questo e chiudo,
io adesso sono stato ottimista nel dire che la popolazione non si estinguerà, però che le migrazioni ancora ci siano, che riescano ancora nei prossimi 20 anni a permettere alla popolazione in età lavorativa di riuscire, come si dice, a rinnovarsi nel tempo, dipende dalle circostanze, dipende dal fatto se questa gente si sentirà attratta di venire in Italia, dipende dalle politiche che l'Italia fa sulle migrazioni e dipende da altre cose di questo genere, di cui parleremo, immagino, durante questa conversazione. Alessandra. C'è un'alternativa. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ed è quella che nascano più figli e figlie. Io mi occupo di più di questo, non mi occupo di migrazioni mi insegna il mio prof. Però volevo iniziare parlando di linguaggio, e parlare di linguaggio dal mio punto di vista significa anche parlare di narrazioni. Se noi la vediamo da questo punto di vista, il fatto che non dobbiamo estinguerci, quindi devono arrivare persone, oppure devono nascere più persone, una delle narrazioni che si sentono spesso fare, anche a livello politico, riguarda proprio questa, riguarda l'incentivare le nascite. Devono nascere più figli e figlie. Non so se avete sentito recentemente parlare di Ministero della Natalità. Questo ha molto a che vedere col linguaggio e con la narrazione, perché sembra quasi che debbano nascere più figli e figlie, se la prospettiva è questa. Io invece lo metto un po' in discussione. Lo metto in discussione perché dico sì, noi non ci dobbiamo estinguere, però forse l'obiettivo non dovrebbe essere esattamente soltanto questo. L'obiettivo potrebbe essere che nascano più figli e figlie semplicemente perché le italiane e gli italiani desiderano avere più figli e figlie. E anche questa è una questione centrale in questa direzione. E risponde in realtà un po' a quello di cui accennava il professor Dalla Zuanna, il fatto che ci sono più morti che nascite, quindi ci sono poche nascite, e allora cosa facciamo? Beh, allora magari ci chiediamo perché ci sono queste poche nascite. E i motivi per cui ci sono poche nascite sono molti. Sono anche legati alle carenze dal punto di vista strutturale, alle carenze di uno Stato che non aiuta la natalità. E non aiuta la natalità pur appunto avendo questa narrazione per cui un aumento delle nascite sarebbe importante. Appunto dal mio punto di vista però è più importante parlare di desiderio, ma le due questioni sono molto legate. Avere più servizi, avere una struttura più organizzata a sostegno della famiglia permette proprio che si vada meno verso l'estinzione, ma soprattutto permette a chi lo desidera di avere più figli. Che cosa significa avere questa struttura? Significa per esempio avere dei servizi dedicati all'infanzia. Durante questo convegno è successa una cosa molto bella, è stato organizzato questo servizio di babysitting durante l'evento, e questo ci parla di una grande attenzione in questa direzione, verso un certo gruppo sociale, quello dei genitori. Questa attenzione che però, se la guardiamo a livello macro, a livello più ampio, nel nostro paese non è sempre così attenta. Prima si è fatto cenno al PNRR, effettivamente il PNRR ha previsto un aumento dei fondi investiti in questa direzione, soprattutto nei servizi alla prima infanzia. È successa una cosa particolare però.
sono stati messi a disposizione dei fondi e questi fondi nella prima tornata sono andati a vuoto, erano prevalentemente dedicati ai servizi alla prima infanzia del Sud, senza tener conto che di fatto però questi servizi al Sud non c'erano, quindi era difficile che poi richiedessero questi fondi. Poi è stata fatta una seconda tornata, è andata meglio, la terza tornata questi fondi sono stati utilizzati. Questo ci fa ben sperare, ci fa capire che effettivamente dal punto di vista dei servizi, almeno da questa prospettiva, qualcosa si sta facendo, quindi stiamo già andando un pochino in questa direzione. Però non basta. Non basta perché ora tocco un tasto che è molto difficile di solito da trattare ed è quello della scuola. Come è impostata la scuola nel nostro paese sicuramente non aiuta. Abbiamo parlato, hai accennato prima che parleremo di combinazione tra vita lavorativa e vita familiare. Ancora non aiuta in questa direzione gli orari scolastici, la distribuzione della scuola nel tempo. Una fascia cruciale come quella della scuola secondaria di primo grado, in cui i ragazzi in un'età e le ragazze in un'età così fragile vengono lasciati a casa di fatto per metà della giornata. Anche questo significa ragionare di servizi e ragionare di natalità, e anche questo si sta facendo molto poco. Un altro aspetto, io continuo, vado avanti, non mi fermo. Continua. Avrei mille e una domanda, ma tu continua. Vuoi farne una? Ok. Parlare di come non far estinguere il nostro paese significa parlare di servizi in maniera ancora più mirata, significa, per quanto sembri strano, parlare di lavoro. Perché sono due tematiche, quella del lavoro e quella della genitorialità, che non sempre sono state messe una accanto all'altra. E invece, fortunatamente, si inizia a parlarne legandole. Con Giampiero abbiamo uno studio fatto sulle forze lavoro di recente che mostra chiaramente come le famiglie in cui entrambi i partner, stiamo parlando di famiglie eterosessuali, in cui entrambi i partner hanno un lavoro a tempo indeterminato, sono quelle con la fecondità più alta. Che cosa significa? Significa che in quelle famiglie in cui c'è la precarietà e in cui uno dei due partner o anche la donna, perché una volta non era così, una volta bastava che ci fosse almeno l'uomo che aveva il lavoro a tempo indeterminato, ora anche quando sono le donne a non avere il tempo indeterminato si aspetta prima di mettere al mondo un figlio, e quindi anche questo significa parlare di struttura che deve essere messa in discussione per permettere alle famiglie di avere una progettazione del futuro, pensando anche ai figli. Ecco, qui volevo chiedervi una cosa. Allora, nel rapporto Istat del 2020 sembra, si prevede, che il numero di famiglie con solo due componenti sia in aumento e contemporaneamente sia in aumento il numero di famiglie. Ora, voi prevedete, cioè, questo dato nei vostri studi si capisce se è dovuto al desiderio delle coppie di fare figli o non fare figli nel contesto, in contrapposizione forse al desiderio di essere coppia, di essere insieme. Non può essere, e ve lo chiedo, voi siete due demografi, una sociodemografa, non può essere che non abbiamo voglia di fare figli. Rispondo io un po'. Rispondete tutte e due. Inizio la visione uomo-donna. Risponde è lei. Allora, ci sono paesi occidentali paragonabili con l'Italia, in particolare la Francia e gli Stati Uniti, dove nascono due figli per donna. Ce ne sono anche altri, magari più piccoli, eccetera. Ma fermiamoci sulla Francia e sugli Stati Uniti. Il fatto che due paesi così importanti, così evoluti anche, no, da un punto di vista tecnologico, culturale, eccetera, abbiano due figli per donna, vi fa capire che effettivamente è possibile la coesistenza della modernità con un numero di figli compatibili con il rinnovo delle generazioni. Anche in Italia c'è un desiderio, ne parlava prima Alessandra, tutte le nostre ricerche, i nostri sondaggi mostrano, quando si chiede alla gente quanti figli vuoi avere, si mostra che ne vogliono avere due o tre.
mentre poi alla fine ne hanno uno o due. Per cui in realtà il desiderio di aver figli non è una cosa che scompare con la modernizzazione, questo è molto importante da dirlo. Solo che qual è la differenza della Francia e degli Stati Uniti rispetto all'Italia? Che in Francia ormai da 50, 60 anni, anche di più, addirittura da prima della Seconda Guerra Mondiale, ci sono delle politiche importanti a favore delle famiglie con figli. Io ho 4 figli e quando i bambini erano piccoli, se fossi stato in Francia, avrei guadagnato il doppio di un mio collega senza figli. Perché il meccanismo di tassazione, basato sul quoziente familiare, adesso non dobbiamo andare nei dettagli, appunto favorisce fortemente le famiglie con figli. Però su questo vi faccio una domanda, che voglio vedere che se siete svegli. Allora, secondo voi è giusto che le famiglie che hanno più figli paghino meno tasse? Usano più servizi? Allora, è giusto che le famiglie con meno... rispondete di getto sì o no, che le famiglie con più figli paghino meno tasse? Ecco, ok, la maggioranza ha detto sì, chi ha parlato almeno. Allora, secondo voi è giusto che chi non ha figli paghi più tasse? Beh, evidentemente è la stessa cosa. Capite che culturalmente è difficile accettare che chi non ha figli paghi più tasse per chi ne ha. Però quando il Parlamento ha costruito adesso l'assegno unico per i figli, ha fatto proprio questo. Cioè ha deciso che chi non ha figli paghi un pochino di tasse in più rispetto, in realtà non sono più tasse, ma abbia meno, non abbia ovviamente gli assegni per i figli, cosa che ha chi ha i figli. Però per dire questo bisogna accettare che il figlio abbia un valore sociale anche per chi non ha figli, capite? Cioè deve esserci una condivisione in un regime democratico sull'idea che i figli sono, diciamolo brutalmente, sono anche un bene pubblico oltre che un bene privato. E non è automatica la cosa, perché io posso dire che è importante che la popolazione si rinnovi, è importante che ci sia la popolazione in età lavorativa, se no nessuno paga le pensioni, tutte queste cose qua. Però quando poi vado a vedere la vita individuale delle persone, allora uno può dire ma non è mica il mio interesse questo qua e là. Ecco, diciamo che con la legge sull'assegno unico, approvata all'unanimità dal Parlamento, c'è stata una presa di coscienza da parte del Parlamento, ossia dei rappresentanti del popolo italiano, che il figlio ha una valenza collettiva oltre che una valenza individuale. Altro caso è quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno un welfare paragonabile a quello della Francia. Lì però c'è una flessibilità di mercato molto maggiore rispetto a quella del nostro paese. La gente si sposta molto di più, la gente cambia lavoro molto di più. I figli sono molto meno a carico dei genitori come quantità di tempo. Il figlio esce di casa a 18, 19, 20 anni, in Italia a 27, 28. Capite? Quindi il tipo di carico sui genitori, di responsabilità sui genitori per il futuro del figlio è minore rispetto al caso italiano. Ecco, quindi vedete che questo tipo di... prima ho detto che la società contemporanea a sviluppo avanzato non è in contrasto con l'aver figli. In realtà ci sono alcune aree del mondo, in particolare quelle dove c'è, e qua rispondo ancora alla domanda dell'Eva, quelle dove c'è la famiglia che conta moltissimo, dove c'è la famiglia che conta molto, per cui i figli, il successo dei figli è legato molto ai genitori, all'investimento che ci mettono i genitori, paradossalmente sono anche le aree dove nascono meno bambini. Quali sono queste aree del mondo? Sono l'Europa del Sud, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, sono l'Asia orientale, la Cina, Corea, Taiwan, le grandi città della Cina.
Pensate che in Cina avevano la politica del figlio unico, politica terrificante, bla bla bla. Bene, quando hanno smesso di fare la politica del figlio unico, la gente non ha ripreso a far figli, ma ha continuato a comportarsi come ci si comporta anche qua in Italia e in altri posti dove il figlio è fortemente legato alla responsabilità del genitore. Dico una cosa, poi lascio la parola ad Alessandra. Con riferimento alla famiglia, guardate che il problema adesso in questi ultimi 10 anni in Italia del calo delle nascite non è legato tanto al calo della propensione dei genitori ad avere figli, che più o meno è uguale a quella che c'era 10 anni fa, è legato specialmente al fatto che è diminuita la quota di persone che stanno in coppia. Cioè la quota di persone fra 18 e 35 anni che vive in coppia adesso è sensibilmente minore rispetto a 10 anni fa. E sempre con questo lavoro che citava Alessandra abbiamo visto che questo è legato fortemente al precariato della vita giovanile. Cioè la gente non si mette in coppia fino a quando non ha un lavoro stabile, eccetera. E in Italia, come in tutta Europa, il 95 più o meno per cento dei bambini nasce all'interno di una coppia, non nasce da madri single o roba del genere, ok? Quindi voi capite che per riuscire, l'ha detto molto bene Alessandra prima, per riuscire a sbloccare questa situazione, a far sì che la gente possa realizzare i suoi desideri di fecondità, è fondamentale che il primo tratto di vita lavorativa, cioè quella fra i 18 e i 35 anni, diciamo, sia vissuta molto presto, appena fuori dal percorso di formazione, si possa subito, come ha avuto la nostra generazione, perché la nostra generazione l'ha avuto questo, la possibilità di avere rapidamente un lavoro stabile e un lavoro in cui sei sereno rispetto al tuo futuro. Ora capirete che io sono fissata con le narrazioni, però questa è proprio una narrazione che mi fa, lo dico in maniera tecnica e accademica, incazzare. Quella del non si fanno figli perché non c'è più voglia di avere figli, perché c'è individualismo, perché si pensa ad altro. E mi riallaccio a quello che ha detto il professore, ora se ci fossero le condizioni ottimali per avere dei figli, probabilmente di questi figli ne avremmo di più. Questo è quello che riguarda la generazione. È vero anche, e questo è un punto che mi piace sempre toccare quando parliamo di questi temi, è vero che c'è un fertility gap, quindi una distanza tra numero di figli desiderato e numero di figli avuto molto ampio nel nostro paese. È vero anche che fortunatamente si inizia a parlare, si parla sempre di più di chi figli non ne desidera. Questo perché, come si diceva fino adesso, l'identità lavorativa diventa importante la stabilità, ma c'è una nuova visione dell'identità un po' più complessa rispetto al passato, di realizzazione di sé che passa attraverso tanti punti, e questo ha fatto sì che ci sia più vivacemente anche nel dibattito pubblico la presenza di donne child free, che sono le donne che figli non ne desiderano, non li prevedono nel loro percorso di vita. Questa è una domanda che solitamente ci viene fatta quando parliamo di questo tema, ma quante sono? Ma pesano dal punto di vista demografico sul calo della fecondità? In realtà no, perché sono il 2% della popolazione di età tra i 18 e i 49 anni, secondo le stime dell'Istat, sono solo il 2%, però portano una visione effettivamente diversa, che però è molto distante da quel non faccio figli perché non ho voglia di occuparmi di qualcuno, anzi portano dei temi molto importanti, portano il tema del, per esempio, della sostenibilità ecologica della un figlio, della questione in generale dell'incertezza in cui ci troviamo, per cui è difficile fare programmi a lungo termine, immaginare di avere un figlio in questo mondo che abbiamo intorno, portano il tema della realizzazione personale molto sfaccettata, non soltanto attraverso il lavoro ma attraverso tanti altri ambiti. È una questione che va, dal mio punto di vista, toccata, va
ci va data importanza, perché in qualche modo, come dire, smorza un pochino questo mito anche della genitorialità che noi abbiamo nel nostro paese, e questo, soprattutto, mito della maternità che ci porta a ridurre il numero di figli, anche perché, come dire, gravano molto sulle spalle soprattutto delle donne e delle famiglie come singoli nuclei, non avendo un sostegno dal punto di vista dei servizi molto forte. È un tema però che appunto non va a sostegno di quell'idea che mi fa tanto arrabbiare del non fare figli perché non si vorrebbero, anzi probabilmente se ne vorrebbero più di quanti, anzi sicuramente se ne vorrebbero più di quanti si riescono a nascere. Posso aggiungere 20 secondi? C'è questo 2% di donne che, almeno quando si fanno le indagini, perché poi uno può cambiare anche idea nel corso della vita in un modo o nell'altro, che ti dicono che loro non vogliono aver figli, ma ce n'è anche un 23% di donne che figli non ne ha e vorrebbe averne, perché ora le donne quarantenni senza figli in Italia sono il 25%, mentre nelle loro madri arrivava al 10-12%. Cioè, quindi abbiamo un problema molto grave in Italia proprio, e questo, se si va a vedere le storie di queste donne, molto spesso sono donne che hanno vissuto grandi periodi di precariato, che hanno vissuto difficoltà, oppure che hanno cominciato a cercare di aver figli molto tardi e non sono riusciti ad averne. Perché, lo dico sempre io quando faccio lezione a ragazzi della vostra età, eccetera, bisogna essere consapevoli del fatto che la fertilità comincia a calare dai 30 anni in poi. È così, noi possiamo inventarci quello che vogliamo, ma così funziona. Per cui dobbiamo sapere che le performance di esito positivo della fecondazione assistita è del 30% nelle coppie. Quindi non dobbiamo pensare che siamo onnipotenti, possiamo decidere di avere il figlio a 40 anni, eccetera. Sì, possiamo farlo, però non è detto che la cosa vada. Cioè, nel senso che è molto importante questo, che le persone ne siano consapevoli, ed è molto importante specialmente organizzare la società in modo che la gente, insomma, l'Italia appunto ha il record del mondo delle donne senza figli e anche degli uomini senza figli, che sono di più che le donne senza figli. Se volete poi vi spiego anche perché. Ma quello che succede proprio è che questa è, come si dice, appunto, adesso ho perso il filo perché sono mosse. Allora, abbiamo avuto questo alto numero appunto di donne senza figli, e sì, scusate, abbiamo il record del mondo non solo delle donne senza figli, ma anche dell'età al primo figlio, che è la più alta d'Europa. Per cui, come si dice un po', Houston, abbiamo un problema. Vuol dire che c'è proprio un problema, come diceva Alessandra, è tipo strutturale. L'organizzazione della nostra società è pensata ancora, in gran parte, rispetto alle coppie di quando mi sono sposato io, in cui c'era il 30% di donne che solo il 30% di donne che lavoravano, quando ora ne abbiamo 60. Capite? Allora bisogna riorganizzare tutto in modo che questo 60 intanto possa diventare 70-80 come negli altri paesi europei, tipo la Francia o cose del genere. Ma è anche che questo possa essere fatto senza che debba succedere, intanto non devono essere solo le donne ma anche gli uomini che si occupano di bambini, perché sennò non se ne va da nessuna parte. Ma oltre a questo non devono essere vite schiacciate appunto in 50.000 robe che uno deve fare per poter mettere insieme lavoro, figli, accudire i genitori anziani magari e tutto quanto il resto. Ecco, per cui c'è molto lavoro da fare su questo. Prendo un attimo di nuovo la parola per, intanto concordo su quanto avete detto, sono aspetti importantissimi. E, ricordatevi che, ad esempio, nell'ambito della carriera accademica, se una donna, una giovane ricercatrice, ha delle gravidanze, questo periodo non viene contato nella sua valutazione, quindi ha una finestra temporale d'analisi dei suoi prodotti un po' più lunga. Questo può sembrare un aspetto positivo per alcuni aspetti, però cosa succede? Che ad esempio noi nel piano azione positiva abbiamo inserito la proposta, come è stato fatto in Irlanda ad esempio, di dare degli incentivi alle
giovani ricercatrici che dopo un figlio rientrano a lavorare in ambito di ricerca, dagli incentivi per potersi riattivare il proprio laboratorio, oppure dare a loro 6 mesi di vacazio per le lezioni, in modo tale che in quei 6 mesi possano di nuovo recuperare in termini di pubblicazioni scientifiche. Rispetto all'ultima frase che ha detto il collega, noi abbiamo anche lavorato con la proiettrice alla mobilità, perché ad esempio i percorsi dei trasporti pubblici sono pensati per casa-lavoro. Oggi purtroppo nella nostra situazione italiana il carico dei bambini è nella maggior parte dei casi sulle spalle delle donne lavoratrici. Quindi il percorso che fa una donna lavoratrice per utilizzare i mezzi è: vado a casa, porto i bambini a scuola, vado a fare la spesa, poi vado in ufficio, poi torno indietro, riporto, se mai passo dai nonni, faccio tutto questo giro. Quindi i percorsi, ad esempio noi stiamo studiando adesso su Genova i percorsi per ottimizzare alcuni mezzi che possono essere più utili per le donne. L'altro punto è che se noi incentiviamo, come chiede il PNRR, la presenza di donne lavoratrici, attenzione, incrementiamo, indagini statistiche, indagini fatte da economisti, non dalla sottoscritta, incrementiamo il PIL dell'11%. Quindi sì, avremo sicuramente necessità di avere più servizi per tutti. Tra le altre proposte che abbiamo fatto come PAP è di dare un incentivo agli uomini all'interno dell'ambito universitario che prendano congedo parentale, perché purtroppo da noi sono praticamente pari a zero in generale, anche se spesso e volentieri sono coppie, marito e moglie che lavorano nello stesso dipartimento, hanno un figlio e lei che prende il congedo, non lui, perché? L'hanno fatto in due. Quindi questa è anche un po' un'azione che dovremmo portare anche avanti noi donne, secondo me, senza diventare femministe estremiste, però voglio dire, l'abbiamo fatto in due, prendiamolo un po' per uno. Anche perché comunque ti cresce un figlio ed è fondamentale. Quindi sicuramente tutti questi punti che avete messo in evidenza sono importantissimi. Poi la precariato. Oggi purtroppo con la nuova proposta che hanno tolto gli assegni, hanno tolto le condizioni di borsa, hanno rivisto di nuovo la tenure track all'interno dell'università, i nostri giovani potranno avere un lavoro se va bene ai 34-35 anni, se va bene, se hanno prodotto, se hanno fatto niente e se non hanno fatto figli nel frattempo, perché quindi ecco che l'età va avanti. La politica oggi non aiuta assolutamente, non dà nessun supporto né in termini di assistenza né in termini di supporto proprio alla genitorialità, e questo qua è una cosa secondo me negativa, perché andremo veramente verso l'estinzione. Grazie. Vado, perché è il mio. Sono curiosa poi anche dopo degli uomini. Ne parlo degli uomini. È il mio perché io mi occupo proprio di questo, mi occupo di carriere accademiche, quindi è sicuramente un tema che insomma ho sviluppato, e però inizio da una cosa che vi racconto. Io sto tenendo un corso e il mio collega con cui divido questo corso ha preso il congedo di paternità, che oggi, vi ricordo, dura 10 giorni. Ha detto: mi sono rivolto alla segreteria per chiedere il congedo, sono rimasti tutti un po' straniti, perché hanno detto: ma cosa succede, ma cosa ci stai chiedendo, di cosa si tratta? Non sapevano bene come funzionava la questione. Il modulo era solo là. Esatto. Perché non c'è molto la cultura effettivamente del congedo di paternità, seppur duri appunto 10 giorni, lo prendono poco. Anche 3 mesi di aspettativa, possono prendere anche loro, quindi se non la prende la donna, quindi intendevo quello, cioè, che è significativo. Sì, c'è bisogno di un cambiamento. Certo. Se ne parla, fortunatamente se ne parla. Si inizia a parlarne, si parla di congedi paritari, si parla di congedi di 5 mesi delle donne, 5 mesi degli uomini, si parla di una prospettiva che cambia molto le cose. Cambia le cose perché questi padri devono essere coinvolti nella cura. È vero che
anticipo una domanda che mi vuole fare Eva, perché Eva mi diceva che dobbiamo parlare di linguaggi, e quindi quando si parla di linguaggio in casa e linguaggio dello Stato, qui siamo proprio esattamente in questo tema qui, perché uno Stato che effettivamente norma un congedo parentale e impone che sia paritario, però non parla lo stesso linguaggio di quello che succede nelle case, perché poi noi abbiamo i pochi dati che abbiamo, sempre a livello accademico, ci dicono che sì, è vero, anche lì dove ci sono i congedi paritari, gli uomini rimangono a casa, ma poi arriva qualcuno che sopperisce, che aiuta il posto loro, e la produttività accademica non cambia. Allora, questo tipo di cambiamento non stravolge le cose, non insegna agli uomini a essere parimenti presenti nel momento in cui nasce un figlio, perché questa è qualcosa che va cambiato in un altro modo, dal mio punto di vista. Va cambiato mettendo al centro di fatto i figli. L'altro giorno ero a presentare il mio libro in una conferenza, e in un posto in cui è intervenuta una donna, ha detto: ma io non lo volevo mica a casa, mio marito, quando è nato il figlio, me ne stavo tanto bene a casa da sola a gestirmi il bambino, se mi avessero lasciato in pace io sarei stata proprio bene. E io ho risposto: vabbè, bene, sono contenta che tu stessi molto bene, però a parte il fatto che dobbiamo dare la scelta alle altre famiglie di poter condividere la cura, ma poi dobbiamo anche pensare a qual è il benessere del bambino. Un bambino che ha accanto entrambi i genitori, e entrambi i genitori si dedicano, ha dei benefici. Un bambino che ha accanto entrambi i genitori e che vede poi crescendo un padre e una madre che si occupano di lui, o due genitori in generale, non parliamo di madre e padre, due genitori in generale che si occupano di lui, si occuperà di più, si dedicherà più tempo alla cura. Quindi Eva mi chiede di parlare di padri. Quello che sta succedendo di fatto è che c'è un piccolo cambiamento nel coinvolgimento dei padri nelle famiglie, soprattutto nelle nuove generazioni. Io sono una persona estremamente ottimista e vedo nelle nuove generazioni un cambio di passo, soprattutto ora, i dati dicono, tra gli altamente istruiti, nelle coppie altamente istruite, in cui c'è maggior compresenza nella cura. Negli ultimi tempi si parla di great resignation, di grandi dimissioni, di una quota di giovani soprattutto che lasciano il lavoro perché cercano un bilanciamento più equo tra vita personale e vita familiare. Questo, dal punto di vista anche della genitorialità, in qualche modo fa ben sperare, però il cambiamento deve essere anche attivo, come si diceva. Queste politiche di valutazione della produttività, tenendo conto quando ci sono degli stop, fermare, come nel caso dell'insegnamento, della vita accademica, l'insegnamento nel momento in cui si rientra dal congedo, che sia di paternità o di maternità. Non costa niente come soluzione. No, sono politiche poi a costo zero, ma sono politiche che aiutano sicuramente ad andare in questa direzione. Una direzione che però va incentivata, dal mio punto di vista, attraverso un moto verso la parità che sia più trasversale, cioè non dobbiamo pensare di arrivare alla genitorialità per scoprire la parità, dobbiamo iniziare a coltivarla già da prima. È difficile parlare anche di questo tema nel nostro paese, perché parlare di parità significa talvolta significa parlare di parità di genere, parliamo di linguaggi, c'è molto stigma rispetto alla parola genere nel nostro paese, e invece quando parità significa essere compresenti, significa dividersi i ruoli, significa pensare al benessere dei figli, significa pensare al benessere relazionale di fatto, perché in una coppia squilibrata, che ci siano figli o non ci siano figli, il benessere o dell'uno o dell'altro sicuramente è meno importante. Bisognerebbe iniziare a farlo, quindi parlare di parità a lungo termine, anche con azioni come questa. Ultima cosa, poi mi taccio. La pandemia è stata in realtà rivelatrice da questo punto di vista. Ci siamo trovati tutti chiuse in casa, è stato evidente che c'era uno squilibrio nei ruoli di cura,
è stato evidente anche nella vita accademica e questo ha dato il là a molte ricerche. Queste ricerche hanno fatto in modo che noi potessimo quantificare questo squilibrio, perché la vita accademica ha questo vantaggio, essendo fatta di step misurabili, di prodotti di ricerca misurabili, se c'è uno svantaggio lo si può vedere palesemente. Ed è stato dimostrato attraverso le statistiche, attraverso i numeri. Noi siamo un dipartimento di statistica, quindi ci teniamo particolarmente, ma ci teniamo particolarmente anche perché con i numeri si può andare a chiedere il cambiamento, perché finché tutti questi squilibri rimangono percezione è difficile chiedere e proporre un cambiamento. Quando iniziano ad essere evidenti e palesi, il cambiamento si può chiedere. E quindi grazie anche a questo periodo così tremendo che ci ha portato tanto male, però siamo andati da questo punto di vista almeno avanti in questa direzione. Signori, domande dal pubblico. Facciamo. Venga. Lei ha già un più perché è quella che ha detto che servono due figli per coppia. Quindi. Adesso scendo anche io. Questo funziona? Ok. Io ho una domanda riguardo un argomento di cui abbiamo parlato poco prima, ovvero riguardo le coppie che non desiderano avere figli. E potrebbe essere non solo per incertezze riguardo l'organizzazione dello Stato, ma anche magari argomenti un po' più fuori da questa portata che comunque coinvolgono correlano molto con questa scelta, come ad esempio un argomento che coinvolge molto noi giovani di oggi è il cambiamento climatico. Ci sono molti ragazzi della mia età che dicono no, non penso che avrò figli perché tanto fra 50 anni saremo tutti morti. Magari la mia domanda è, mi chiedo, è possibile che ci sia una correlazione fra andamento demografico e politiche favorevoli a, cioè politiche sostenibili? Cioè, magari ci sono paesi in cui ci sono più politiche a favore del cambiamento climatico e di conseguenza un migliore andamento demografico? Come ingegnere. Intervengo io come ingegnere. Il cambiamento climatico è globale. Attenzione, che non è che noi possiamo fare come individuo tante piccole azioni, sicuramente potremo sicuramente andare a modificare. Ma ad esempio alcuni stati hanno la maggiore presenza di effetti negativi, pensiamo all'Africa sahariana, quindi siccità, carestia, quindi un sacco di problematiche e anche poi lì i figli nascono ma muoiono, quindi il bilancio è ancora più triste, dove loro non hanno emissioni, loro non producono danni, chiaro? Quindi cioè, il cambiamento climatico è qualcosa globale. Gli scenari che vengono fatti adesso, in accordo con l'Intergovernmental Consilium Panel, con tutti i governi e tutto quanto, sono vari interventi, vari scenari che vanno fino a adottiamo tutti gli stati e tutti i cittadini misure per riduzione di emissioni, allora potremo avere un trend che va a migliorare. Ma se questo non accade, lo scenario negativo sicuramente lo avremo. È chiaro che noi dovremo tutti fare qualcosa, ma il grosso devono farli i governi. Quando ci sarà, ad esempio, la prossima conferenza a metà novembre a Dubai, si spera che i governi effettivamente facciano qualcosa. Noi sicuramente possiamo andare a ridurre le condizioni. Ad esempio, io avevo chiesto al nostro Ateneo di dare le caraffe, non la plastica, ma queste qui sono quelle cose che mi sembra di essere non Sancho Pancia, ma il bue di Sancho Pancia, l'asino di Sancho Pancia, non so che animale avesse, no? Quindi combatto con mulini a vento. Il cambiamento climatico sicuramente potrà influenzare lo scenario triste del 2100 che noi vediamo, ma non è che non facendo figli lo risolviamo. Cioè, la decisione è non faccio figli perché non li voglio, mi danno fastidio i bambini, cioè ci possono essere mille cause. Il partner o la partner che ho non è quella con cui vorrei fare un figlio, ad esempio.
Cioè non è detto che la coppia sia una coppia stabile, no? Non so poi come sia la condizione. Quindi il cambiamento climatico o la sostenibilità non sono certa, a mio avviso, come ingegnere sto parlando adesso. Che bella domanda, grazie. Invece a mio avviso potrebbero contare, però non abbiamo ancora la risposta e vi spiego, vi racconto perché. Perché come scienziati sociali in generale noi ci accorgiamo a volte che cambiano le cose, che cambiano i pensieri, che cambiano l'attitudini nei confronti delle cose in generale del mondo, però poi ci mettiamo un po' per organizzare il modo di misurarli questi cambiamenti. A me piace moltissimo questa domanda perché talvolta le persone che non vogliono coppia, non vogliono avere figli, sono accusate di egoismo, no? Pensi solo a te stesso, quindi non vuoi figli. Invece se questa è la prospettiva, è una prospettiva molto altruistica, che guarda molto al di fuori della coppia, dell'individuo, degli individui. E vi racconto che poco tempo fa ero a Roma ad una conferenza, ho incontrato un professore della statale e lui si occupa di cambiamento climatico. Fa parte di un consorzio europeo in cui raccolgono dati proprio su questo tema. E gli ho detto, ma perché non inseriamo nei vostri prossimi questionari una domanda rispetto al desiderio di avere figli? E l'abbiamo fatto. Quindi ora c'è la domanda, c'è il questionario, per le risposte dobbiamo aspettare un po'. La mia percezione, però è una interpretazione senza dati, è che è vero, per la vostra generazione è particolarmente importante, per la generazione che sta avendo figli in questo momento, quelli un po' più grandi, è importante però probabilmente per una fascia piccola. Mi immagino che l'attenzione verso questi temi sia molto diffusa tra di voi, mentre per quelli della mia generazione è molto diffusa per una fascia più piccola. E quindi ci servono proprio questo, ci servono dei dati che raccolgano informazioni rispetto all'importanza che si dà al cambiamento climatico, che ci diano dei dati di confronto tra nazioni con politiche diverse in questo senso, anche se è vero che ci sono politiche che il cambiamento climatico è globale, però è vero che c'è una sensibilità che cambia da stato a stato e anche una percezione di chi vive all'interno di uno stato di questa sensibilità. E poi ci servono dati appunto per generazioni diverse. Quello che mi aspetto è quello effettivamente che probabilmente per alcune, per i più giovani, possa contare, però ancora non lo sappiamo. Perché nel passato, ad esempio, la guerra, anche, cioè voglio dire, secondo me sarebbe più pesante la guerra, però come aspetto mio personale, futuro, la guerra, quello che sarà un futuro. In camera. Buon pomeriggio, grazie. La mia questione è la seguente, ed è abbastanza numerica per certi versi, ovvero avete messo in evidenza come a livello del singolo, della singola coppia, del singolo nucleo familiare, in realtà ci sia una certa, almeno nell'ultimo ventennio, costanza, quantomeno nel desiderio di una numerosità procreativa. Quindi il driver, l'elemento guida, sarebbe il numero di coppie o il numero di nuclei familiari, se all'interno degli stessi vi è una costanza appunto nell'atteggiamento, nel desiderio. E quindi da un punto di vista effettivamente numerico e quindi poi sociologico-culturale, o meglio a monte sociologico-culturale e quindi poi numerico, come è che sta avvenendo questa evoluzione? Ci sono dei dati, effettivamente vi è un calo drastico dell'impostazione anche dello stile di vita, da una stile di vita stabile, familiare, di coppia, a un modello più separato, più individuale, più oscillatorio? No, in realtà è veramente sorprendente la costanza che c'è un po' in tutti i paesi ricchi, ma non solo in quelli ricchi, anche in quelli in transizione, sul modello di due figli. Cioè, ripeto, con tutti i limiti delle domande che si fanno nei questionari o se si fanno interviste, eccetera, la metà della gente intervistata ti dice che vuole avere due figli.
un altro quarto ti dice che ne vuole avere tre, qualcuno di più ma pochissimi, e un 10% ti dice che ne vuole avere uno e un 5% che non ne vuole avere. Questa è una cosa che troviamo con oscillazioni molto piccole in tutti i paesi occidentali, tant'è vero che i demografi si sono chiesti se questo sia anche quanto abbia anche fra virgolette di biologico questa cosa, ossia insomma noi siamo, abbiamo anche un istinto, no? Cioè non è che lavoriamo solo con il gli effetti della società, dell'influenza che abbiamo, c'è anche probabilmente dentro di noi un desiderio che nasce da un'evoluzione di milioni di anni che ha fatto sì che a un certo punto la gente, l'idea di avere il figlio diventa un po' un'idea di continuità, un'idea di così, ecco, questa cosa qui. Quindi questo è una cosa molto... Dove è interessante anche vedere che dove alcune politiche sono state modificate, effettivamente c'è stato un avvicinamento fra i figli effettivi e quelli che sono nati. Per esempio in Germania, la Germania aveva una fecondità più bassa dell'Italia nel primo decennio del secolo e con alcune politiche sia di tipo monetario sia di tipo di servizi, tu hai avuto un innalzamento significativo della fecondità tedesca, tanto per dire. Lo stesso è successo in altri paesi, per cui l'idea è che non abbiamo nessuna certezza che questa... livello di desiderio di figli resti così anche in futuro. Ovviamente sul futuro è difficile fare delle scommesse su cose di questo genere, anche perché può essere che un sentimento tipo quello che era stato descritto prima dalla domanda precedente può darsi che si diffonda, che diventi più così, che effettivamente ci sia, però adesso non le vediamo per ora, ci sono queste ricerche nuove che stanno provando a fare per capire se effettivamente questa sensibilità ecologica, mi permetto di dire una cosa un po' brutale sul discorso ecologico, io credo che la spinta decisiva adesso alle rinnovabili sia una questione di prezzo, cioè siccome adesso le rinnovabili costano meno del gas, io immagino che ci sia una spinta decisiva adesso nell'andare verso le rinnovabili, come sta accadendo in alcuni paesi, pensate al Portogallo per esempio, e anche tutto sommato ora all'Italia con lo sblocco che c'è stato della concessione specialmente per l'eolico offshore eccetera, ma la spinta vera su queste cose è legata al prezzo. Come dire, perché abbiamo smesso di perforare sull'Adriatico? Non per discorsi ecologici, perché il gas russo costava un terzo. Capite? Cioè voglio dire, a un certo punto su queste cose qua bisogna fare un ragionamento di tipo anche molto economico, perché così girano le cose. Dopodiché ci possono essere politiche, spinte, storie, eccetera. Però io credo che andremo in direzione sempre di più verso un... anche senza... al di là delle varie conferenze eccetera, ma un discorso di prezzo ci spingerà sempre di più verso questi strumenti di carbon free, insomma, ecco, in particolare l'eolico e il solare, ecco, col problema aggiuntivo che speriamo che non diventi una dipendenza ulteriore dai pannelli solari che vengono prodotti in Cina. Perché? Perché li fanno in Cina e non da noi? No? Ehi? Costa meno, le fanno vicino alle centrali di carbone, perché fare le cose che si usano per il le robe di silicio che si mettono sopra i tetti, costa, è molto energy spending, allora le fanno vicino alle centrali di carbone, tant'è vero che i primi 2 anni di uso dei pannelli solari servono come carbon footprint per riprenderti quello che hai speso per l'energia, come si chiama, la CO2 che hai prodotto per costruirli questi. Quindi anche qua servirebbe una politica industriale che va verso il costruirli, ci sono anche da noi delle fabbriche splendide che fanno pannelli solari, in particolare quella vicino a Catania eccetera, però lì servirebbe una politica industriale seria che va in quella direzione, e anche là c'è l'Europa e tutto, insomma, ma questo è un tema di un'altra conferenza. Sì. Io non so niente di pannelli solari, però torno a quello che hai chiesto. Effettivamente all'inizio degli anni 2000 c'è stata un po' una ripresa della fecondità. I demografi
lui, la chiamano Ripresina. E ci si aspettava effettivamente che ci fosse una ripresa del numero, un innalzamento di nuovo del numero dei figli. In realtà poi è successa la crisi economica, è successa la grande diffusione della precarietà, soprattutto giovanile, è successa la percezione dell'incertezza, non soltanto l'incertezza che è cresciuta nel tempo. È molto difficile pensare di avere dei figli nel momento in cui percepisci che intorno a te le cose non stanno andando bene, che non sei soltanto tu ad avere un lavoro non stabile e un percorso di vita poi conseguentemente più difficoltoso, ma anche tutto intorno a te sta accadendo questo. Ed è quello che ci siamo anche un po' chiesti nel momento in cui siamo andati a confrontare quello che succedeva in Italia rispetto a quello che succedeva nei paesi del nord Europa, in cui la fecondità si manteneva alta e da noi andava calando. Sostanzialmente è successo questo, una grande diffusione della precarietà, che dapprima appunto è arrivata con la grande recessione. Poi c'è stata anche la pandemia che ha, come dire, aperto le maglie dell'incertezza anche ad altri ambiti, a quello della salute, a quello più globale. Ora abbiamo anche la guerra, insomma non è che sia proprio, non c'è soltanto la questione ecologica e climatica che ci mette in una situazione di incertezza. Ultimamente in demografia si cerca di snocciolare un po' tutti questi aspetti, focalizzandoci prevalentemente sulla questione economica, cioè su quanto conta il fatto di essere più precari, il fatto di non avere lavoro, sulla decisione di avere figli. Dal mio punto di vista poi ci sono anche tanti altri aspetti che vanno tenuti in considerazione, forse sono meno studiati, che magari rispondono un po' di più, per esempio appunto la divisione della cura nelle famiglie, il fatto che la responsabilità della cura sia prevalentemente femminile e allora le donne che sono più presenti nel mercato del lavoro nel momento in cui hanno avuto magari un primo figlio oppure devono decidere se avere un figlio, sanno quello a cui vanno incontro e è più difficile pianificare di averlo, oppure le esperienze legate alla nascita, alla cura dei figli che hanno fatto, al periodo proprio della nascita, però su questo ancora come dire, c'è da indagare. Di sicuro quello che è successo dal punto di vista delle coppie negli ultimi decenni è questo aumento dell'incertezza, soprattutto economica, ma anche su altri ambiti, e anche della percezione di questa incertezza che non ha aiutato. Grazie. Se posso rubare ancora 10 secondi, quindi se a sistema avessimo 3 variabili, quindi desiderio di avere figli, fattore economico che avete messo in luce, però a sistema entra anche effettivamente il numero di coppie, cioè vedete un trend di persone che vivono, diciamo, per dirla proprio brutalmente, che per scelta o per altri motivi vivono singolarmente o comunque non vogliono intraprendere un percorso di vita in cui è presente un partner stabile, e quindi chiaramente è più difficile che come progettualità abbiano un figlio, oppure rimangono esclusivamente quello economico e quello di desiderio, senza un trend di discesa di desiderio invece di avere una vita familiare. Guarda, la decisione di avere un figlio, chi ha avuto figli sa che non sarebbe in grado di dire neanche lui perché l'ha voluto, perché non l'ha voluto, eccetera. Cioè, nel senso che sono decisioni molto intime, che sono frutto spesso di negoziazioni di coppia, e sono anche difficili da andare a definire bene. Tanto per dirvi, c'è una correlazione forte fra numero di fratelli che uno ha e numero di figli che ha, ed è una correlazione positiva. Tendenzialmente, al crescere del numero di fratelli che si hanno anche più figli,
E questa è l'interpretazione che questa correlazione è interpretata sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di socializzazione e altre cose di questo tipo. I demografi hanno studiato un sacco queste cose, no? Alla fine, come tutte le decisioni importanti, sono decisioni che sono un impasto di tantissime cose. Ecco, quello che è bene dire, e lo ribadisco ancora, è che proprio visto anche il tema della conferenza di oggi, non dobbiamo pensare che le società evolute siano società in cui la gente non vuole avere i figli, perché non è così. Non è così. Certo, c'è gente, come sempre, c'è sempre stata gente che non ha voluto figli, che non ha voluto sposarsi, anzi, ci sono stati periodi nella storia anche recente, tanto per dirvi, io ho studiato la montagna, c'erano delle zone dell'arco alpino orientale, negli anni, alla fine del XIX secolo, dove metà della gente non si sposava. Un po' perché non volevano, un po' perché c'erano tutta una serie di regole del villaggio che ti potevi sposare solo se c'era la disponibilità di un posto dove andare a vivere. Poi c'era il maso chiuso, nella storia dell'umanità si sono viste le cose più incredibili su queste cose, le cose più varie. In generale però, appunto, questo discorso per ora almeno, nulla ci garantisce che andrà avanti così sempre, perché l'uomo è un impasto fra biologia, fra scelte di tipo culturali e altre cose di questo tipo. In generale però per ora abbiamo visto che l'idea di una società in cui gran parte del rinnovo della popolazione è garantito dalla continuità di tipo naturale, chiamiamola così, è ciò che si può verificare. Dopodiché, se posso chiudere 20 secondi, non ne stiamo parlando, ma vi esorto a riflettere come anche la componente migratoria è molto importante e sarà molto importante anche nei prossimi anni. Sarà molto importante perché adesso ci troviamo con una larga parte del mondo che ora e nei prossimi decenni avrà un forte surplus di popolazione in età lavorativa che è disponibile e vuole anche trasferirsi in posti in cui di lavoratori c'è bisogno. Cioè, quindi questo impasto, no, di migrazioni e di che non sono cose che vanno viste in contrasto l'uno con l'altro, cioè è una cretinata pensare di dire no, noi puntiamo sulla natalità e non sulle migrazioni, cioè non funziona così. Tutti i paesi che hanno un'evoluzione demografica più positiva rispetto a quella dell'Italia, parliamo dei paesi ricchi naturalmente, hanno sia un consistente flussi migratori sia un consistente anche numero di figli, cioè quindi io credo che si debba essere molto realisti su questo e lavorare in questa direzione. Lei ha una percezione diversa? No, in merito al desiderio, al calo del desiderio di avere figli. Semplicemente interrogato sull'aspetto per il quale... Non si sente. Semplicemente mi interrogavo su una questione che è diversa ma ha un impatto su questo, non tanto sulle persone che desiderano avere una vita di tipo appunto familiare, di coppia, di partenariato, e quindi sono una categoria, una fascia sociale che avete messo in luce come ha un costante desiderio di figli in termini numerici. Quello che potrebbe essere interessante e incide poi a livello numerico, immagino, è quello di dire bene, ma questa è una fascia sociale, si sta restringendo questa fascia sociale oppure no? È una bellissima domanda di ricerca, i single per scelta, i single e le single per scelta. Prima che rispondi un po' di più, io perché avevo in mente una cosa simile, ma i figli che nascono fuori dalla coppia e sono cresciuti non da coppia, non dal nucleo familiare, sono una componente significativa, numerosa, hanno un ruolo in queste valutazioni? Dal punto di vista demografico stiamo parlando però sempre di fette piccole che poi quando la guardiamo
in termini di crescita e di... sono componenti molto interessanti e socialmente molto importanti, però poi sempre rispetto al cambiamento che più lente, più marginali in termini solo, esclusivamente numerici. È vero che noi guardiamo anche agli altri paesi, effettivamente ci sono paesi in cui poi queste componenti hanno un peso più grande, siamo abituati anche a guardare agli Stati Uniti, in cui c'è più consuetudine anche di percorsi familiari diversi. Nel nostro paese ancora c'è un rallentamento da questo punto di vista. Pensiamo, non so, vi faccio un esempio, la semplice convivenza nel nostro paese ha iniziato ad avere percentuali a doppia cifra dopo gli anni 2000, intorno al 2010, quindi a superare nel 2000 mi sembra superare il 10%, quindi siamo molto rallentati. È bello che noi iniziamo a farci questo tipo di domande e sicuramente avranno poi un peso in futuro. Adesso rimangono parti più strette, no? a livello di società, e quindi anche l'impatto che poi avranno ce l'avranno più avanti, però sono prospettive decisamente interessanti da... Su questo volevo dire anche un'altra cosa. Io ed Alessandra, assieme ad altri, l'abbiamo anche presentati al Festival della Scienza qui nel 2018. Abbiamo fatto una grossa indagine sui comportamenti sessuali dei giovani. Un risultato che ci ha stupito, che noi raccontiamo sempre, è che l'ultima domanda che facevamo in quell'indagine era: sei contento della tua vita sessuale? Domanda che si fa classica alla fine dei questionari, devi farla alla fine, non all'inizio, se no influenza poi tutte le risposte successive. Comunque lì viene fuori che la quota di gente felice, diciamo così, è incomparabilmente più alta fra le persone che hanno una relazione di coppia, anche a parità di numero di rapporti sessuali. Ossia, questo vale sia per gli omosessuali sia per gli eterosessuali. Cioè, praticamente vuol dire questo, che il vivere la relazione di coppia è vista come una dalla stragrande maggioranza della gente è vista come una cosa fortemente positiva anche in termini di felicità, anche di tipo sessuale in senso stretto. Cioè, quindi ha ragione quello che dice Alessandra, è fondamentale studiare anche cos'è l'uomo che morde il cane, però è fondamentale sapere che di solito è il cane che morde l'uomo, cioè bisogna andare a vedere qual è il comportamento della maggioranza, cosa dice la gente, eccetera. E anche lo studio di chi si comporta in modo diverso è particolarmente interessante, proprio perché sai che lui deve rapportarsi a quello che è il mainstream generale. Ecco, questo, ripeto, non vuol dire che alcuni comportamenti che possono essere molto marginali, lei parlava prima della convivenza, è vero che le convivenze hanno cominciato molto tardi in Italia a diffondersi, però appena hanno cominciato a diffondersi sono esplose, perché spesso i comportamenti hanno un andamento di tipo carsico, cioè si diffondono senza, cioè cambia la mentalità un po' alla volta, aspetta, no, il carsismo, no? L'acqua scava sotto, poi a un certo punto crolla la piccola e nasce la caverna carsica. E qui su fenomeni di questo genere, la convivenza per un fenomeno classico che segue il modello di diffusione del Covid, cioè all'inizio poco, poi c'è l'esplosione di tipo esponenziale, perché a un certo punto diciamo le barriere di tipo sociale che c'erano, che impedivano questa diffusione, a un certo punto non ci sono più e il comportamento esplode. Quindi è giusto studiare, questo lo dico in generale per chi di voi vorrà fare ricerca, eccetera, è giusto studiare il mainstream, quello che succede in generale, eccetera, ma è giusto interessarsi anche, no, dei comportamenti particolari, specialmente quando sono già diffusi in altri paesi, e magari poi c'è questo processo di diffusione ha un'accelerazione improvvisa. Prego. Prego. Venga. Venga anche lei. Facciamo così, più veloce. Questa.
Penso che se il nostro paese un giorno avesse delle strutture di appoggio alle famiglie in grado di anche di non solo di tenere lì parcheggiati i bambini e i ragazzi, ma anche di farli fare attività sportiva, attività intellettuale, potrebbero anche mangiare biologico, anche se avessimo delle strutture così magnifiche, io penso che ancora non sarebbe sufficiente, perché il desiderio di avere dei figli è il desiderio anche di stare con i figli. Cioè ci vuole il tempo, cioè ci vuole tanto tempo e anche un tempo di qualità, cioè io non posso essere sempre stanco, lavorare oltre l'orario, con un lavoro che sbava oltre l'orario, per cui lavoro la sera, lavoro la notte, salto i pasti. Cioè gli adulti che dovrebbero avere dei figli sono stressati, sono stanchi. E un adulto che prende le pastiglie per dormire, che piglia gli antiacidi per digerire, non ha quella pienezza di sé che gli permette di aver cura di un altro, di insegnargli a vivere, di insegnargli il ritmo giorno e notte, di insegnargli a mangiare, di insegnare a stare insieme. Secondo me è questo che manca, oltre alle strutture che sono fondamentali. Sono d'accordo in quanto adulta, genitrice stanca, e a parte questo, esatto, specialmente in questo periodo, e a parte questo in realtà sono molto d'accordo, perché quando noi parliamo di mettere in discussione, quando io parlo, perché la questione della scuola, perché non dialoga con il lavoro, anzi la scuola di oggi è improntata come se le madri non fossero lavoratrici, quindi come se ci fosse almeno uno della famiglia che non lavora e tipicamente è la madre. Non sto dicendo necessariamente di mettere in discussione solo gli orari della scuola, ma anche gli orari del lavoro. Non so se vi ricordate, quest'estate c'è stata questa grande polemica che è nata dalle parole di Elisabetta Franchi, che disse, questa imprenditrice che disse: io voglio assumere delle donne dopo i 40 anni, hanno fatto tutti i 4 giri di boa, sono disposte a lavorare H24 per me. La cosa bella che nacque in quel momento fu non soltanto il mettere in discussione il fatto che lei voleva le donne dopo i 40 anni che avevano fatto i 4 giri di boa, ma anche che si sollevò un problema rispetto al fatto che diceva che voleva le persone disponibili H24. Quel fenomeno di cui parlavo prima, della Great Resignation, quindi di questi giovani che lasciano, queste giovani che lasciano il lavoro perché vogliono un life balance migliore, è proprio questo. Cioè, a livello di giovani, probabilmente nascendo questa idea di bilanciare di più la vita privata, figli o non figli, e la vita lavorativa. La Francia riduce l'orario di lavoro, per esempio. Speriamo di andare anche noi in questa direzione. Intesa San Paolo, mi pare vuol fare la settimana di 4 giorni, far lavorare 9 ore al giorno, però 9, 18, 27, 36 solo su 4 giorni. Che anche questa è una cosa interessante. Altri paesi hanno puntato sul, lo chiamano l'Olanda in particolare, su un lavoro e mezzo, cioè di dire mettere tutta una serie di meccanismi anche di agevolazioni fiscali bla bla bla, per cui la coppia con figli possa lavorare avere un lavoro e mezzo, cioè uno lavora a tempo pieno, l'altro lavora part time, incentivando il fatto che sia l'uomo a prenderlo anche. Perché questa è la cosa importante, cioè queste cose vanno fatte, modellate in modo che ci sia uno spostamento verso il bilanciamento che non c'è in nessun paese. In nessun paese troviamo le donne che lavorano come gli uomini nell'attività familiare. E l'Italia è imbarazzante per quanto sbilanciato è, ma anche altri paesi hanno sbilanciamenti importanti. Rispetto alla domanda, chi è che l'ha fatta? Cioè, è una cosa molto interessante. In realtà il tempo che i genitori passano con i figli,
in tutti i paesi del mondo da 30 anni continua ad aumentare. Ossia, c'è una tendenza importante da parte dei genitori a passare più tempo con i figli. E questo è interessante. Io mi ricordo sempre, cioè, mio papà non si è mai sognato di venirmi a vedere giocare a pallacanestro. Era l'ultima roba, sapeva neanche cosa giocavo, secondo me. Cioè, nel senso che non c'era questo tipo di mentalità. Io poi ho fatto il presidente di una società sportiva e avevo sempre i genitori che rompeva l'anima per venire a vedere i figli qua che sembrava che volessero diventare Maradona, eccetera. Quindi capite che c'è questo cambiamento anche di mentalità importante, però questa roba paradossalmente, come diceva giustamente la signora, potrebbe essere una delle cose che frena la fecondità, perché se io per avere figli voglio avere anche tanto tempo da passare con loro, questo entra in contrasto con un discorso di lavoro, per cui è fondamentale che anche i tempi delle città, anche i tempi delle città sono importanti, perché se io devo perdere ogni giorno mezz'ora, un'ora per portare il figlio all'asilo e invece posso farlo in 5 minuti, ma cambia la vita, per dirla in dialetto veneto, cioè voglio dire, sono cose fondamentali queste che una volta, mi ricordo tempo fa, avevo scritto una roba su un giornale locale dove ho detto, per cui il sindaco si era inventato di regalare, allora era 1 milione, pensate c'era ancora la lira, 1 milione a chi faceva il figlio dal secondo in poi, una roba così estemporanea che aveva fatto il sindaco di Padova, e io ho scritto piuttosto il sindaco faccia le piste ciclabili in modo che il bambino possa andare a scuola da solo, perché in questo modo libera tempo proprio ai genitori, perché se i genitori si trovano ad avere, essere totalmente full, poi non hanno neanche tempo da trascorrere assieme con i figli quello che loro vogliono fare. Quindi veramente quello di cui stiamo parlando, non so se sia io che Alessandra, ma anche adesso è andata via la prorettrice, ma è fondamentale, è veramente la necessità di un cambio di mentalità che deve passare attraverso tutti, attraverso le coppie, attraverso gli uomini, le donne e attraverso anche poi ai loro rappresentanti quando vanno nelle istituzioni locali, quando vanno in Parlamento magari, quando vanno oppure anche a lavorare all'interno delle varie aziende, in modo che non arrivi una che dice le cretinate che ha detto sta Franco, avete capito? Cioè, una che fa un discorso del genere è interessante perché suscita un dibattito, ma da un punto di vista, come posso dire, della realizzazione pratica di quello che dice, secondo me mi dà una grande tristezza, no? Perché è come dire, rinunciamo alla possibilità di conciliare le cose, cosa che invece è assolutamente fondamentale. Venga. Volevo chiedere se secondo voi potrebbe essere una parziale soluzione un alleggerimento dell'iter per le adozioni. Sì, punto. Sì. È pesante l'iter per le adozioni nel nostro paese, lungo, difficile, costoso. Nel mio libro ne parlo tanto delle differenze sociali che crea questo, così come il ricorso alla fecondazione assistita, che spesso avviene attraverso il privato, che crea una differenza netta tra famiglie che possono permettersi di percorrerlo e famiglie che non si possono permettere di farlo. Quindi io non ho altro da dire se non sì. Dico solo che sarebbe importante riflettere in modo serio anche sulla possibilità di adozione di single, che adesso in Italia non è possibile, eccetto che con l'adozione speciale, ma come adozione ordinaria non è possibile, l'adozione delle coppie omosessuali, che in Italia non è possibile, e altre cose di questo genere. Teniamo conto però sempre che quando si ragiona su queste cose bisogna sempre pensare al benessere del bambino. Perché la legge italiana ha, almeno nelle intenzioni, ha un'intenzione molto importante rispetto ad altre leggi in altri paesi del mondo, che punta a tutelare l'interesse del bambino. Ricordiamo che ci sono anche tante adozioni che vanno male, Ce ne sono tante, quindi il tema è molto delicato. Quindi è vero che l'Italia ha una legge molto restrittiva, che però vi ricordo che è nata, quando è nata, per rimediare a una giungla che c'era,
cioè prima era, specialmente sulle adozioni internazionali, era una cosa incredibile, cioè c'era di tutto e di più, invece così almeno ha un po' regolamentato la cosa. Però credo che si debba fare una strada. Dubito che questo Parlamento riesca a intervenire su questo. È difficile, secondo me, anche se forse sulle adozioni di single qualcosina potrebbe anche andare avanti, ecco. Buonasera, e io invece la mia domanda volevo farla sulla questione ideologica, quanto la questione ideologica porti, diciamo, ad un aumento di nascite, perché cioè, si è parlato ad esempio anche del caso francese, che è anche un caso molto interessante, ci sono varie appunto per le donne, per le famiglie, anche molti più asili nido, molte più strutture che garantiscono, diciamo, una migliore, alzano anche il tasso di fecondità, però bisogna tener conto che c'è anche tanta immigrazione che, diciamo, i cui figli, cioè i figli dei migranti sono anche, come dire, il tasso di fecondità tra le comunità diciamo immigrate è anche spesso più alto. In Italia nel corso degli anni diciamo si è un po' abbassato, si è un po' più italianizzato, diciamo, però anche questo fatto, come anche negli Stati Uniti, è importante. Sono paesi che si garantiscono, diciamo, un ricambio, ma molto spesso anche proprio per una ingente immigrazione, e quindi anche perché per esempio tra le comunità ispaniche è molto più alto il tasso di fecondità, come lo è per esempio tra quelle del Nord Africa in Francia. E quindi quanto, diciamo, questa cioè forse, diciamo, noi europei in generale, da una parte meno male, però abbiamo perso questo attaccamento proprio alla volontà di, cioè anche con la secolarizzazione per esempio di fare figli per un fine. Per esempio anche Israele è un paese molto, abbastanza all'avanguardia, un paese, diciamo, del primo mondo, però ha tre figli, il tasso di fecondità è di 3 figli per donna, perché lì esiste un'idea anche di, come dire, portare avanti il popolo di Israele. Cioè la mia domanda è che, vivendo anche in una generazione che è meno attaccata ad alcuni valori, questo a seconda chiaramente delle visioni può essere una cosa positiva o una cosa negativa, e cioè quanto in un futuro questo distacco magari da valori di base, come poteva essere una volta per esempio l'idea che il matrimonio non potesse essere realizzato senza figli, e che oggi è cambiato chiaramente questa visione, cioè quanto questo fatto possa incidere così tanto anche in un, cioè secondo me anche la parte economica è fondamentale, questo, però secondo me conta anche tanto questo minor attaccamento a questi valori che erano, cioè proprio il ribaltamento dei valori di una società, e che in un futuro non ho idea personalmente se potranno poi essere ripresi in altro modo, ecco. Quindi è un po' una domanda particolare, ma volevo un po' chiedere quanto incidano e quanto secondo voi incideranno soprattutto. Grazie mille. Naturalmente, come ho detto prima, la decisione di fare un figlio è un impasto di un sacco di cose. Quando per esempio ho citato il discorso che i figli di famiglie più numerose hanno più figli, questo è una serie, chiamiamola, di valori, non so come dire la parola di per sé, ma una serie di modelli, se vuoi, che una persona introietta fin da quando è piccolina, insomma, no? Ecco, quindi lui matura questo tipo di values e con questi poi orienta la sua vita. Il legame tra religiosità e fecondità, sono state scritte di cosa. Si è stato visto con un largo riferimento all'Occidente che effettivamente la religiosità, col grande calo delle nascite, per cui si è passato da 6 figli per donna, 2 figli per donna, in Italia questo è successo dall'inizio del secolo fino agli anni 50, questo calo è stato più lento nelle aree più religiose del paese ed è stato più lento anche fra le persone più religiose. Quindi effettivamente la comunità cristiana, diciamo, ha portato a questo, come anche altri comportamenti, come per esempio il divorzio, che è un diffuso tra le persone che sono state in chiesa, tanto per dire. Cioè, quindi hai queste cose ci sono. Detto questo, però, io tenderei a non enfatizzare troppo la cosa, cioè nel senso che in realtà vediamo che se confrontiamo insomma, i cattolici italiani, la gente che va a messa in Italia, la gente che va a messa in altri paesi, vedi che la fecondità degli italiani è più bassa,
dei cattolici, cioè, quindi anche loro sono influenzati dal clima generale e da, come si chiama, dal dai vincoli di tipo economico che influenzano tutti quanti. Esiste comunque un discorso culturale molto importante su questo. Io ho visto uno studio che cito sempre perché secondo me è straordinario, del comportamento degli immigrati europei a Melbourne, no? Quindi voi sapete che negli anni 50-60 tanta gente è andata via dall'Europa, è andata in Australia. Bene, sono andati a vedere gli studiosi, questi e i figli di questi, come si comportano, i comportamenti demografici di questi, che è interessante perché è una specie di esperimento, perché questi vivono lo stesso tipo di welfare, per esempio, hanno esattamente lo stesso tipo di possibilità, come da un punto di vista di accesso, per esempio loro danno contributi alle ai giovani che vanno a abitare per conto loro, cose di questo tipo, eccetera. Bene. Si vede che il comportamento, per esempio, degli italiani, dei figli degli italiani e dei loro figli, è una via di mezzo fra il comportamento degli australiani doc, diciamo, e degli italiani che sono rimasti in Italia. Cioè, l'influenza culturale conta molto, per esempio, vanno più tardi fuori dalla famiglia. E lo stesso vale per i croati, che in questo si comportano più o meno come gli italiani. Capite? Ecco, mentre i figli dei tedeschi che erano andati lì, emigrati là, avevano un comportamento simile a quello dei tedeschi, andavano via dalla famiglia a 18-20 anni. Ecco, quindi effettivamente è giusto quello che dici, conta molto l'aspetto culturale, dopodiché la religione, e chiudo, può avere anche un portare a comportamenti particolari, cioè voi... In Italia ci sono alcuni gruppi cattolici, per esempio i neocatecumenali, che hanno un sacco di figli, se ne sanno anche qua a Genova, credo, eccetera, ma per riuscire a fare questo devi avere un tipo di orientamento nella tua vita molto particolare, perché devi andare, fra virgolette, contro, cioè, diciamo, l'aver figlio, l'avere tanti figli diventa un aspetto identitario, eh? Non solo, ma si aiutano anche molto fra di loro, proprio danno un sacco di soldi, proprio raccolgono in comunità, quello che dicevo prima io di quelli senza figli che aiutano quelli con figli, lo fanno fra di loro attraverso la raccolta proprio anche di soldi, eccetera. Dicevo prima, io sono interessante a studiare queste cose perché proprio si studia il cane, che l'uomo che morde il cane, no? Cioè chi si comporta in modo diverso rispetto al comportamento generale è interessante perché ti permette di capire anche il comportamento degli altri. Ok, grazie. Ci sono altri interventi? Buonasera. Io volevo dire, avere un figlio solo, trovo che ho... Avere un figlio solo oggi è anche una cosa a cui i genitori vogliono dare il massimo. Io sono di tre generazioni. Però mi guardo nel circondario e vedo che questi bambini devono avere il corso di questo, di quello, di quell'altro, il telefono dell'ultima generazione, tutto qua. E se non ce l'hanno, diventa una discriminazione nei confronti degli amici, dei compagni di scuola, di quelle cose lì. Noi eravamo tre fratelli mediamente benestanti che non... abbiamo avuto quello che abbiamo avuto, ma normalmente. Adesso mi rendo conto veramente dei miei parenti e cose che è una cosa molto molto sentita, questo di voler dare tantissimo, ma sai, voglio che lui abbia, voglio che abbia tutte le... che è anche secondo me molto sbagliato, però penso che anche influisca sul fatto di avere un unico figlio. Sì, io la guardo dal punto di vista delle madri perché mi occupo più di maternità e in uno dei dibattiti recenti è venuto fuori un bel punto di vista, il dire che c'è stata come una polarizzazione nelle posizioni, un cambiamento così estremo nella cura dei figli che poi ha inciso sul senso di responsabilità, il senso di colpa, il senso di fatica delle madri, che è arrivato appunto a un grande estremo, perché non è soltanto voler dare molto, è anche voler curare molto da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista del
dell'equilibrio emotivo, psicologico. Quando c'è una polarizzazione significa che ci sono effettivamente due posizioni molto diverse che si scontrano. Essere genitori è cambiato moltissimo. L'idea è poi andare verso un equilibrio, quindi si spera che si allenterà un pochino la morsa da questo punto di vista e si ritornerà verso un equilibrio. Ora c'è molto questa pressione effettivamente. Appunto, io la studio dal punto di vista delle madri perché voler dare tutto significa dover dare tutto. Speriamo si vada un po' allentando. Io credo che questa sia veramente la chiave, che va vista insieme con quello che dicevamo prima sul tempo, no? Cioè l'idea che tu devi dare ai figli un sacco di risorse e un sacco di tempo, mentre la generazione che più o meno è la mia, della signora, non era così. Cioè non è che i nostri genitori non ci abbiano dato tutto quello che potevano, figuriamoci, però a livello medio, cioè tu ti confrontavi con gente con cui non era normale, appunto, che il bambino uscisse fuori di casa alle 3 di pomeriggio, stasse a giocare con i suoi amici e tornasse a casa alle 7 di sera senza che i suoi genitori dovessero occuparsi di lui. Ecco, cose di questo genere. Era normale che passassi le scarpe, passassi i vestiti, passassi le cose da un figlio. Io ho avuto uno shock quando ho mandato mio figlio, mi ricordo, in prima elementare a scuola con la cartella che avevamo vinto alla pesca della parrocchia. Lui è tornato piangendo: ma i miei compagni erano quelli delle tartarughe ninja. Ho capito, alla fine ho dovuto prendergli quelle delle tartarughe ninja, perché sennò lui si sentiva tartarughe. Sapete neanche cosa sono voi forse le tartarughe ninja? Lo sapete benissimo. Ecco, quindi insomma, ecco, quindi effettivamente è così. E però come si dice, è il mercato, bellezza, non puoi farci niente, temo, cioè è difficile riuscire a evitare questa cosa, a meno di avere proprio, perché anche quelli che vogliono uscire da questo, che vanno e vanno all'asilo del bosco e fanno la roba biologica, cioè alla fine spende pischei ancora dopo, cioè nel senso che alla fine è più, ancora più costoso che diciamo della cosa normale, per cui è molto complicato. Addirittura quello che dicono gli studiosi molto più bravi di noi, che hanno studiato il calo della fecondità in generale in tutto il mondo, eccetera, dicono che i figli cominciano a diminuire quando cambia il flusso di ricchezza, che prima era dai figli verso i genitori, passa dai genitori verso i figli. Quando questo flusso di ricchezza passa dai genitori verso i figli, allora i genitori cominciano ad averne meno di figli per poter dare ai figli quello che si ritiene giusto dare. Ma dopo il troppo stroppia, come si dice, cioè quando ti accorgi che il costo del figlio arriva a livelli assurdi, allora dice, pensate che in Italia avevano fatto il conto, e lo fanno gli economisti queste cose, hanno fatto il conto di cosa vuol dire, per vedere quanto costa un figlio, si fa così, si prende una coppia che ha un figlio e una coppia che ha due figli, e vai a vedere quando il secondo figlio arriva a 20 anni, il diverso risparmio che ha accumulato chi ha un figlio e chi ha due figli. Bene, loro si sono accorti, ovviamente lavorando su grandi masse di persone con dati collettivi, viene fuori in Italia circa 200-250 mila euro come costo del figlio. Quindi voi capite che, tant'è vero che c'era un grande statistico italiano che era Corrado Gini, che diceva: è bene non dire alle coppie quanto costano i figli, se no non ne hanno neanche uno. Ecco, questo era. Dopodiché la gente i conti se li sa fare lo stesso, naturalmente, e noi statistici i conti li faremo sempre. Però, e qua torniamo ai discorsi che alcuni di voi hanno fatto, no? Cioè, non è solo un discorso di soldi, è un discorso di tante cose insieme, ma effettivamente bisogna modificare le strutture anche di tipo collettivo che permettano anche a questi costi di diventare sopportabili, insomma. Ecco, questa è la cosa che forse è il messaggio che è bene cercare di dare. Col quale è bene chiudere? No? Prego, se c'è qualche domanda, venga. Mentre si prepara, io chiedo ad Alessandra. Ma siete allora insaziabili, ragazzi, proprio ci state stremando. Dai. Grazie. Allora,
Buonasera, vorrei chiedere, ho trovato molto interessante uno spunto quando ha parlato di concezione dei figli come, diciamo, bene pubblico quasi, un po' più comunitario. A me ho provato a pensare ad alcune possibili soluzioni, ma sinceramente non ne ho trovate molte, mi sono venute in mente soltanto esempi di società totalmente diverse dalle nostre, mi sono venuti esempi, se non ricordo male, di società aborigene, probabilmente australiane, che hanno una cultura inconciliabile con la nostra, di condivisione dei figli in tutta la comunità. Che è, diciamo, con la nostra società un po' diversa dalla nostra struttura, i nostri valori come, diciamo, tra virgolette, e volevo chiedere se esistono delle proposte per, diciamo, incentivare questa nuova concezione di figlio un po' più comunitaria, o non si sta lavorando in questa direzione. Grazie. In realtà il nostro passato recente ha dimensioni comunitarie molto ampie. Noi siamo demografi, quindi la guardiamo dal punto di vista familiare. Una volta le famiglie erano sviluppate in orizzontale, c'erano molti figli, molti cugini, molti zii, zie, e si viveva vicini e si cresceva i figli insieme. Era quello a cui facevamo riferimento, quindi non un modello di società molto distante da quello che avevamo qualche tempo fa. Ora le famiglie sono verticali, ci sono meno componenti, sopravvivono più a lungo, e quindi pensa, i nonni non si occupano non soltanto dei nipoti, ma anche dei loro genitori, perché spesso sono ancora in vita. A me piace, siamo un po' isole ora, prima eravamo più estese. In realtà tutte le politiche che vanno nella direzione di aumentare la genitorialità vanno in questo senso, nel senso che vanno nella direzione di estendere, di riallargare le famiglie. L'esperto di politiche è lui, e io non lo so se ce ne sono proprio... In realtà ci sono già politiche che a nostra insaputa stanno lavorando in questa direzione. L'Italia è il paese in cui i contributi, come si chiamano? Sì, i contributi e i soldi degli attuali lavoratori che vengono utilizzati per pagare le attuali pensioni sono circa il 33% dello stipendio lordo. Vuol dire che nei primi 10 giorni del mese voi lavorate, chi lavora per pagare le pensioni agli attuali pensionati, dati OCSE questi, ed è il livello più alto che c'è a livello europeo. Quindi questo vuol dire che gli attuali nonni, diciamo, gli attuali anziani che hanno avuto i figli, questi figli poi stanno facendo un'enorme redistribuzione collettiva, no, dei soldi attraverso il loro lavoro che viene dato ai pensionati. Cioè, quindi in realtà questa valenza collettiva dei rapporti fra le generazioni c'è mediante la mediazione fiscale, la mediazione del welfare. Come le persone che non hanno figli di fatto pagano la vostra università in parte. No? Perché in parte attraverso le tasse che loro pagano, una fettina di queste tasse serve anche per pagare l'università dei figli degli altri. Quindi questa redistribuzione collettiva c'è già. Quello che bisogna riuscire a fare, ecco, sarebbe intanto, secondo me è molto importante, serate come queste in cui queste cose vengono dette, perché la gente non se ne rende conto, cioè non si rende conto di vivere all'interno di questo enorme processo redistributivo fra le generazioni che viene sempre fatto. E poi bisogna estendere questo alla cosa che diceva Alessandra, ma anche poi nella distribuzione del tempo, anche nella distribuzione della gentilezza, dico io. Cioè, quando uno va al ristorante, una coppietta va al ristorante e vede l'altra coppia con due bambini che siga, eccetera, che urlano, cioè... se uno è gentile, cioè c'è il sorriso che fai, la gentilezza, queste cose qui, cioè
capire che una persona anche con figli non si senta a disagio, si senta a casa sua. Capite? Anche queste cose qua sono piccole gocce, come nel discorso ecologico è la piccola goccia, chiudere l'acqua quando ti lavi i denti, capito? Cioè, queste robe che sono piccole cose che una persona può fare, ma che messe tante cose di questo tipo contribuiscono a creare un paese amichevole verso le famiglie con figli, come dice Chiara Saraceno, insomma, con una bella espressione. Ecco, per cui io credo che questo è una cosa che forse possiamo portarsi a casa da serate come questa. Sì, esatto, grazie mille, e vorrei comunque sperare che, cioè, a me personalmente piacerebbe, mi augurerei che ci fosse più consapevolezza, esatto, su questa concezione un po' più comunitaria della famiglia, perché, esatto, questi strumenti di cui mi avete parlato agiscono più a livello strutturale della società, più a livello fiscale, però credo che le famiglie non ne siano, e i singoli individui non siano al corrente di questa struttura, o comunque non riescano a vedere la struttura così allargata, guardino ognuno nel proprio singolo. Quindi intanto parlatene a casa con i vostri, sì, genitori, con i vostri amici, intanto cominciamo, sì, a far diffondere il verbo. Esatto. Va bene, esatto. Dai. Esatto. Grazie a voi. Allora, signori, grazie e alla prossima occasione. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, sì. Caterina, una dei